100 anni insieme in due per due coppie di consuoceri, un traguardo importante. Oggi festeggiano Sara e Nicolò Barbieri, il 18 toccherà a Ina e Nino Abbaleo. Cominciamo con i coniugi Barbieri, cosa si prova a festeggiare 50 anni? Bellissimo, mi emoziono. Lei che ne pensa? Benissimo, grazie. Il ricordo più bello di questi 50 anni? Tutti i 50 anni, più 10 anni di fidanzamento, i figli, i nipoti. Abbiamo tutto, serenità, tranquillità, ci siamo voluti bene e siamo arrivati qua. Fidanzamento dei tempi, telefonico e basta, non è fidanzamento di oggi, che in qualche modo si esagera, io devo dire. Però, a parere mio, era brutto allora e brutto ora. Si doveva raggiungere la via di mezzo, a parere mio. Come è cambiato il matrimonio? Beh, io devo dire che il matrimonio è sempre bello, avere la persona scelta, cara, accanto. Nel modo più assoluto, infatti dico a mia moglie, preghiamo una pregherina di restare per come siamo. Non chiedo di ringiovanire di 30 anni, mi basta a me questo. Il mio parere è questo. Era il 1964, a quest'ora dove vi trovavate? Chiesa, al collegio. Bellissimo matrimonio, tranquillo, parenti, amici, vicini, altri tempi. Arrivare al matrimonio come noi è stato stupendo, veramente. Altri 50 anni per i coniugi Abbaleo, giorno 18. Perché 50 anni sono di effettivo matrimonio, cioè matrimonio, stare in due, e quindi vivere una vita. Però prima c'è stato anche il fidanzamento, c'è stato l'approccio, questo ce lo dobbiamo... L'approccio di che? Fidanzamento nel senso buono della parola. Approccio in che senso? Nel senso che uno, le famiglie, tutto... Signora dice, mettiamo appunto i puntini su lei. Ad essere niente di male, ma non è stato, perché i tempi erano diversi, perché andava bene così. Sì, perché 50 anni fa c'era un'altra mentalità, cioè il fidanzato si riceveva a casa, andava a trovare la fidanzata, ora invece è diverso. Non sì, mi veniva a trovare pure all'università. Sì, anche però, all'università, ti veniva a sbucare all'università, andavamo assieme in certi posticini, te lo ricordi? Sì, nel bar vicino all'università ci piglievamo il gelatino e stavamo assieme un bel periodo di tempo, te lo ricordi? Sono stati anni felici, sia i due precedenti, il matrimonio, sia i 50 del matrimonio. 50 anni di armonia, di riuscire a capirci. 50 anni di armonia, di riuscire a capirci. Riuscire a capirci qualche burrasca c'è anche nei momenti, di contrasto, contrasto sereno. Qualche burraschella sì, c'è stata. Sì, ma però dopo la quiete dice viene la tempesta. Dopo la tempesta viene la quiete, sbagliavo io. Vabbè. Oggi si festeggia con i consuoceri. Sì, lo festeggiamo in giorni diversi, però tutti i preparativi, il ricordare è stato fatto insieme, perché è bello, è armonioso, ecco, è raro anche questo. Poi con la nascita delle figlie, oh mamma mia, con la nascita delle figlie c'è stata proprio una festa, perché per noi le due, noi abbiamo due figliole, Ivana e Laura, che sono state e sono tuttora i nostri gioielli. Voi quanti figli? Tre figli e due nipoti, stupendi. Thank you.
voce che non mi accompagna più. Bene, collega.